Marco Selleri, allora qui premiato con la festa del Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna, qui torna ovviamente al nostro Giro d'Italia Under 23, una splendida edizione. Sì, molto impegnativa, siamo stati criticati anche per la troppa durezza del giro, però abbiamo messo 3 italiani nei primi 10, di conseguenza vuol dire che abbiamo qualcosa nel cassetto che i nostri commissari tecnici stanno fruttando. E a proposito di giri, è già trapelata la notizia che tornerà un nuovo giro, chiamato in maniera leggermente diversa, ma che vuole ricollegarsi a quello che in Romagna una volta era conosciuto come il Giro delle Pesche Nettarine. Te lo faccio presentare da te. Ma allora, il giro partirà il giorno 30 e porterà con sé il nome di Dante Alighieri, perché iniziano i festeggiamenti dei suoi 700 anni del 2021. È praticamente la ripresa, il format è pressoché identico al Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Ci porteremo dietro i 20 anni, i 20 albi d'oro di quel bellissimo Giro d'Italia che abbiamo messo da parte per un po' di tempo, appunto per riprendere e lavorare assiduamente al Giro d'Italia dei giovani Under 23. E niente, sta nascendo appunto questa congiuntura, no? Fra il turismo, la cultura e lo sport, e perché no portare tutti in Romagna, soprattutto dove morì 700 anni fa il sommo poeta Dante Alighieri. Qual è la sensazione di essere premiati dal proprio comitato e qual è la parte più bella nell'organizzare questi grandi eventi di ciclismo? Allora, normalmente sono una persona che cerca di svicolare, no? Le premiazioni, perché faccio quello che ti detta il cuore, la passione, ci metti del tuo. Siamo qui a organizzare soprattutto per continuare questo magnifico sport che è il ciclismo, e senza le società sportive, senza i ragazzi, i ragazzini, i genitori non si parlerebbe di ciclismo. E questo è il primo aspetto di questa premiazione. Sì, è ovvio, fa sempre piacere essere ricordati, ma non faccio nulla di quello che hanno fatto i miei predecessori e che farà qualcun altro di più. Mentre, mi scuso, l'altra domanda è che non me la ricordo. Come organizzatore, qual è il... Allora, l'organizzatore, per fare quello che abbiamo fatto, le cose partono da lontano. Devi avere soprattutto una grande squadra che è fatta soprattutto di miei amici del mio paese di Mordano, che voi altri conoscete anche, perché comunque avete avuto l'occasione di partire da lontano con loro. Organizzare è bello, ti fa conoscere delle realtà ben diverse da quelle della nostra regione, perché vai a toccare altre 4 regioni e di conseguenza noti anche, ci sono delle belle cose, ma tante cose che si potrebbe far meglio. Parlo a livello istituzionale, quando mancano delle linee guida uniformi in ogni comune, in ogni regione, in ogni provincia che tocchi.